Radio Roma Capitale TV.it, Villa Sciarra, atti vandalici, ecco cosa resta dei raid di due notti fa. Danneggiati questi vasi, queste anfore, guardate, che sono stati per il momento ripristinati, ma insomma sono stati danneggiati, sono stati bloccati, l'area è stata transennata ovviamente. Questa è la situazione di questa villa a Monteverde, villa storica, una delle ville storiche romane. Danneggiati appunto questi quattro vasi, anche questo qui giù. Ci stiamo muovendo all'interno della villa. Questi fatti avvenuti di notte, e quindi si torna a parlare dell'apertura notturna, del mancato controllo. Ecco qui, altra situazione dove è stato necessario l'intervento. E adesso ci stiamo avvicinando alla fontana, ad una delle fontane splendide che sono qui all'interno di Villa Sciarra, perché vi farò vedere anche un altro dei danneggiamenti. Così, questa è la fontana. Ed ecco qua. Questo c'è stato detto appunto da alcuni residenti, e effettivamente è stato poi transennato dopo questi atti vandalici. Ecco qui. E adesso ci sposteremo anche verso l'area giochi dei bambini, che anche lì purtroppo i vandali in azione. Ecco, siamo spostati, ora stiamo entrando nell'area gioco riservata ai bambini, anche qui purtroppo vandali in azione. Vediamo un po'. Qui se la sono presa con i cestini dei rifiuti divelti dal terreno. Se la sono presa con tutti i cestini dei rifiuti. Incredibile. Peraltro anche abbastanza nuovi, come vedete anche dalla forma. Sono stati divelti dal terreno. Probabilmente anche appoggiandosi, vedendo come sono state inclinate le balaustre qui, anche laggiù, appoggiandosi e dando con i piedi. Infatti sì, si intravedono poi anche delle pedate. Quindi queste persone che si sono accanite poi in quest'area. Eccolo anche qui. Facciamo il giro. Questa che è, lo ricordiamo, l'area giochi per i bambini qui a Villa Sciarra. Siamo sempre a Monteverde, nel cuore della villa. Purtroppo questi atti vandalici che stiamo raccontando. Per il momento Radio Roma Capitale TV.it, Jacopo Nassi, Villa Sciarra.